C'è qualcosa di profondamente inquietante in Cocoon. Non sembra, ma lo abbiamo percepito mentre giocavamo la demo. Il motivo? Seguiteci alla scoperta di questo puzzle game che sembra straordinario e iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. Cocoon significa letteralmente bozzolo ed è proprio da un bozzolo che all'inizio del gioco emerge l'insettino che controlleremo. Nasce dopo che un fascio di luce dal cielo ha dato energia ad una montagna, sulla cui superficie prendono forma rune a noi ignote, forse il retaggio di una civiltà dimenticata. Grazie a questa luce il bozzolo si schiude e ne fuoriesce una piccola creatura che vagabonda lungo una sorta di canyon, e noi con lei. Almeno finché il poderoso level design e la cristallina direzione artistica non ci suggeriscono, senza segnalare alcunché, gli elementi con cui interagire. Cocoon è pulitissimo, privo di interfaccia e di indicazioni, eppure si esprime fin da subito con evidente chiarezza. È comunicativo persino nel suo ermetismo. Il motivo risiede in quello che definiremmo un piccolo miracolo di direzione artistica. È come un istinto primordiale. Si comprende immediatamente dove andare, cosa fare e come muovere i primi passi. Subito succede qualcosa. Il mondo reagisce alle nostre azioni, ma sembra che lo faccia in una maniera quasi forzata. Tirare una leva dal suolo, che tanto assomiglia ad una cerniera organica, dà l'impressione di essere faticoso. Inoltre, i sentieri che imbocchiamo d'improvviso vengono serrati da barriere, da colonne che fuoriescono dalla terra. I percorsi si interrompono di colpo, con scale rocciose che scompaiono subito dopo il nostro passaggio, come se volessero impedirci di tornare indietro e di fare altro. I momenti iniziali di Cocoon rappresentano la fase di apprendimento delle regole del mondo in cui ci troviamo. Piattaforme, interruttori, creature meccaniche che dobbiamo trascinare perché ci fungano da ponte. Tutto reagisce perché imponiamo a questo ecosistema di obbedire alle nostre esigenze. Altrimenti tutto rimarrebbe statico e pacifico. Volete un altro esempio? Ci sono delle colonnine semoventi, palesemente degli esseri viventi, che possiamo trainare afferrando il loro nucleo in bella vista e tirandolo nella direzione desiderata. Dal loro corpo emerge così un'appendice filamentosa che assomiglia a carne. Il piglio quasi fiabesco della palette cromatica non lo rende esplicito, eppure ci è parso quasi disgustoso. Ebbene, non appena smettiamo di trascinarle, queste colonnine zampettano via in tutta fretta, tornando al loro posto, come se volessero scappare. I puzzle sono piuttosto intuitivi nelle loro dinamiche di risoluzione e man mano sembra si facciano più elaborati. Si preme qualche pulsante, si attivano dei meccanismi dal retrogusto alieno, si aprono enormi cancelli, si cerca, poco alla volta, il giusto percorso da seguire. Quando raggiunge una specifica piattaforma, l'insetto viene scaraventato fuori dal mondo in cui poco prima si muoveva e finisce all'interno di un altro reame. Il luogo da cui è emerso ha assunto le forme di una sfera, che possiamo portare con noi per posizionarla su altri interruttori per dare energia a nuovi macchinari, azionare porte e strutture biomeccaniche. Il mondo precedente, racchiuso in un globo arancione come il colore del canyon, sembra diventato la fonte di energia di quello che stiamo visitando. Risolti alcuni enigmi più stimolanti, si giunge ad un'altra piattaforma che ci permette di ritornare nel pianetino arancione. Le nostre azioni, però, ne hanno infastidito il guardiano, una sorta di vespa da combattere con relativa facilità, schivando i suoi attacchi e scagliandole contro alcune bombe che emergono dal suolo. Anche la battaglia con questa creatura ha acuito i nostri sospetti. Il cattivo qui, forse, è l'insettino. Non solo perché ha allarmato un custode e posto a protezione della sua terra, ma anche perché se la vespa lo acciuffa, non c'è alcuna sconfitta né game over. Il boss si limita infatti a scagliarlo fuori dal suo reame. Non lo sta uccidendo, lo sta bandendo. L'eliminazione della creatura sblocca il potere della sfera arancione, che permette di tracciare dei percorsi solidi di energia, utili per superare baratri che precludevano l'avanzamento. Ci si imbatte poi in un ulteriore mondo, stavolta di colore verde. È possibile entrare al suo interno, esplorare l'ambiente e persino portare con noi la sfera arancione, che funge sempre da batteria per creare sentieri di luce. Si può anche fare il contrario in realtà, ossia condurre il globo verde dentro a quello arancione e usarlo come pila per dare energia ad altri strumenti. Cocoon è una matriosca di mondi interconnessi, di enigmi negli enigmi, di manipolazioni dello scenario legate ad altre manipolazioni. Entrare ed uscire da questi regni produce un sussulto di sincera meraviglia. Ciascun pianeta portatile ha un suo guardiano, che una volta abbattuto sblocca il potere della terra di cui era difensore, e così facendo si aprono altre strade, altri incastri, altri modi di produrre energia.
Nella demo erano presenti solo due regni, ma forse, stando ai trailer, in tutto ne troveremo quattro. Al di là della quantità di ambientazioni, è la loro qualità ad andare oltre ogni aspettativa. Cocoon è un prodigio di art design, ricco di suggestioni e stracolmo di stimoli e soluzioni. Cocoon è inventiva allo stato puro, un mondo di natura, organismi senzienti, macchine aliene e strutture avanzatissime. Ma soprattutto è ammaliante come pochi altri giochi lo sono stati negli ultimi anni. Non è un caso che uno dei due fondatori del team di Geometric Interactive sia stato un tempo lead designer di Limbo e Inside. E come i due titoli di Playdead, anche Cocoon sembra nascondere in sé qualcosa di inquietante. Siamo convinti che ci sia sotto la sua patina colorata e fintamente pacifica. Cosa dobbiamo farci con tutti questi pianetini? Dobbiamo risucchiarne l'energia per conto di chi ci ha creati, anche a costo di distruggerne l'ecosistema? Siamo una marionetta nelle mani di qualche essere superiore? Forse la risposta è in un altro mondo.